L'Inghilterra celebra, testimone il Duca di Edimburgo, il mezzo secolo della sua associazione automobilistica. 1905. Con signorile eleganza si ponevano i fondamenti dell'educazione stradale. Peccato che oggi non si possa più guidare in tuba. 1913. Si segnalava per il suo candore il nonno degli autopullman. Mentre le Marche, ancora oggi celebri, inventavano con la sagoma del muso la divoratrice di chilometri. Se allora le auto erano più divertenti per chi le guardava, oggi lo sono per chi le adopera. Quattro secoli fa, combattendo dagli spalti del castello di Montalcino contro l'assedio dei francesi di Carlo VI e contro i Medici, 1000 soldati di Siena riuscirono a far sopravvivere per ancora 4 anni di resistenza le ultime libertà dell'Italia dei Comuni. Oggi Siena commemora quella sua generosa guerra, sbandierando a festa gli stendardi delle contrade. Si potrebbe scambiare un tricolore con questi vessilli, perché se allora Siena non vinse, affermò la vocazione di libera repubblica che l'Italia odierna ha ritrovata. All'ACI milanese parla Dacò e presenta il principe Caracciolo. E Cantini vede solennizzarsi in questa giornata dei premi la nascente tradizione dell'autogiro d'Italia. Tra i 5 Pegasi, il trofeo che la contessa Bonacossa consegnerà in memoria del marito. Il Pegaso d'oro spetta alla coppia Taramazzo-Gerino, prima nel gruppo Gran Turismo. Si osservi in questi marinai d'acqua dolce e nelle camicie della squadra in paglietta il candore veramente dibucato. Ma candore in pericolo, perché al minimo urto le uova che compongono i trofei potrebbero imbrattarlo di tuorlo. Alla festa annuale di questo villaggio renano partecipano 25.000 uova, ma sebbene legate a foggia di campane, non potranno squillare il loro messaggio di fecondità e di abbondanza. Lo squillo diventerebbe frittata. E se anche non sono tutte di giornata, chi si trovasse sotto la campana starebbe fresco.